Il Monza, in maglia bianca, si è presentato a Taranto con la speranza di riannodare i fili di una vittoria che manca ormai da 3 mesi. Ha trovato però un Taranto rivitalizzato, diverso da quello delle ultime 3 sconfitte consecutive, più deciso e convinto dei propri mezzi. Ne è risultata una gara complessivamente piacevole, giocata con molta accortezza tattica, soprattutto da parte del Monza, che ha saputo frenare gli assalti tarantini con controlli assidui e opportuni raddoppi di marcature e insidiare anche, come in questa occasione, l'ottimo Spagnolo. L'equilibrio del risultato si è infranto al 24esimo della ripresa. Azione di Paolucci, palla in area contestata un po' da tutti e tocco decisivo di Biagini, esultanza giustificata per un gol che il Taranto non segnava in casa da 2 mesi. A 4 minuti dalla fine, tuttavia, risultato nuovamente in parità. Su Bolis lanciato a rete, Spagnolo è costretto ad intervenire in modo irregolare e l'arbitro Iori assegna il calcio di rigore. La trasformazione in rete è di Mancuso.